con un nuovo video. Allora, in questo video vediamo come creare, disegnare più che altro l'icona di una macchina fotografica. Vi faccio vedere giusto un disegno molto semplice che può fare chiunque e andiamo a fare un disegno di una macchina fotografica molto semplice. Quindi per questo tutorial andiamo a utilizzare Illustrator. Siamo qui in Illustrator, andiamo a fare un file nuovo. Io faccio un semplice foglio A4 in orizzontale, poi la misura quella è relativa. Andiamo qui a scrivere icona macchina fotografica e gli diamo ok. Questo è il nostro foglio. Allora, per prima cosa io vado a creare un rettangolo. Quindi vado qui nello strumento rettangolo e creo questo rettangolo. Seconda cosa, sempre con il rettangolo attivo vado a creare un piccolo rettangolo che vado a inserire qua. Perché faccio questo? Perché poi dopo posso dargli dei colori differenti. Sempre con lo strumento rettangolo attivo vado a creare dei piccoli rettangoli qui sopra e vado a creare un altro rettangolo giusto per dare un senso di macchina fotografica e qui vado a creargli un pulsante. Questa la vado a fare pure un po' più alta perché potrebbe essere il flash. Ora io mi seleziono tutto e vado qui in traccia e vado a dare la stessa traccia. Eccolo qua. Ora cosa faccio? All'interno di questo rettangolo gli vado qui nello strumento rettangolo angolo e arrotondate e vado a mettere, vedete, questa parte qui per il flash. Poi vado sempre nello strumento forme e vado a mettere lo strumento ellisse e qui vado a fare dei piccoli cerchi che vado a mettere in nero, quindi tolgo la traccia e vado a cliccare qua. Ora premo Alt e Shift e mi porto sulla stessa linea, quindi sullo stesso asse e mi vado a creare questi puntini. Sempre con lo strumento ellisse io vado a crearmi l'obiettivo che cerco di farlo uscire un po' fuori dalla macchina fotografica. Questo è un disegno, quindi noi stiamo dando semplicemente un'idea. Qua vado a mettere il riempimento e traccia in modo che il bianco mi va a coprire. Ora vado a selezionarmi questo e poi vado su modifica copia incolla sopra, sempre modifica incolla sopra e vado a rimpicciolirlo verso l'interno. Vado a rifare la stessa cosa con l'ultimo cerchio che ho creato e vado a fare modifica copia modifica incolla sopra e vado a fare l'obiettivo un po' più piccolo e adesso vado a fare il contrario in questo modo. Vado qua e mi tolgo la traccia. Ora, sempre sullo strumento ellisse, vado a creare dei punti luce. Quindi vado qua sul riempimento, clicco e poi vado ad applicare il bianco. Faccio Alt e me lo duplico verso di qua e poi premo Shift e Alt e me lo rimpicciolisco un pochino in questo modo. E abbiamo fatto, come vedete, già un disegno di questa macchina fotografica. Adesso andiamo ad applicare i colori. Io vado su Finestra, Biblioteca Campioni, Guide Colore e vado su Pastel Encoded, eccoli qua, e ho tutti i colori pastello. Quindi vado qua, mi vado a fare un beigeolino, questo qua, vado a selezionarmi il sotto e mi vado a fare questo colore. Vado qui, mi vado a mettere questo colore qua, mi seleziono questo e mi vado a fare un colore un po' più scuro. Qui vado a fare sempre questo obiettivo blu e questo lo faccio un po' più chiaro. Eccolo qua, come vedete abbiamo creato la macchina fotografica. Ora noi possiamo anche andare a selezionare tutto e andare a togliere la traccia in questo modo.
Come vedete abbiamo creato questa semplice macchina fotografica disegnato. Ora, se questa macchina fotografica la vogliamo utilizzare anche per una grafica, io questa me la tengo qua, me ne duplico un'altra, qui premendo Alt, vado ad applicare un cerchio qui sotto, me lo vado a fare di un grigio, vedete, metto il riempimento e tolgo la traccia, poi vado su oggetto, ordina, porta sotto e me lo porto qui e me lo metto, vedete, ben posizionato qua. Vado qua e vado su effetto, stilizzazione, contorno sfocato, faccio ok e qui voi potete decidere di come volete fare il contorno e io gli do 7. E qua potete anche decidere se lo volete fare più leggero. Possiamo anche andare a inserire un logo, quindi scriviamo N, facciamo G, ci scegliamo un font, eccolo, e qua mettiamo arte e ce lo inseriamo qua. Possiamo ingrandire questo e cercare di fare un logo. Prendiamo il pennello e possiamo anche aggiungere un cuoricino. Andiamo qua, lo riempiamo di nero. Ora tutto quello che è riempito io lo posso far diventare anche bianco in questo modo. Vado a fare modifica, copia, modifica, incolla sotto, e questo lo vado a fare con il colore più scuro. Vado ad applicare una traccia in questo modo e lo inserisco qua. Ora però premo Shift e mi deseleziono questo e ingrandisco semplicemente qua. Questo lo sposto un attimo e mi vado a rimpicciolire un po' la traccia del cuoricino. Ora torno qua e mi vado a rimettere il cuoricino qua. Ecco fatto, questo qui lo applichiamo un po' di celestino per dare l'effetto del flash. Prendiamo sempre il pennello, mettiamo una traccia e facciamo delle lineette così. E abbiamo creato la nostra macchina fotografica. Spero che questo video vi possa piacere e possa essere utile per creare le vostre creazioni. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie e ciao a tutti.